a fare il punto sul consenso scientifico della sensibilità chimica multipla. E se c'è la professoressa Daniela Caccamo, le chiedo di aprire l'audio così ci racconta un po' della sua esperienza. Ciao, ci sono, ho sentito tutto ed è un'oretta circa che mi sto, noi diremmo in siciliano, ricriando. Ricriarsi vuol dire proprio godere intimamente di quello che uno ascolta, perché il contenuto scientifico stimola sempre l'intelligenza e quindi proprio uno si sente ricriato. Molto molto bello, molto interessante. Infatti ho scritto un grazie a tutti perché sono stati tre interventi molto belli. Allora, il punto sul consenso è, diciamo perché, innanzitutto perché abbiamo dovuto fare questo consenso, perché ovviamente l'obiettivo è quello di arrivare al riconoscimento della patologia. Quindi, diciamo che dalla prima riunione che facemmo ad Ostia 3 anni fa, praticamente, si arrivò a scrivere questo documento grazie anche al contributo di Francesca, di Donatella Stocchi, insomma, tutto l'apporto documentale che c'è stato per scrivere il consenso a cui ognuno di noi, i ricercatori che siamo, diciamo, il cosiddetto gruppo di studio italiano sulla sensibilità chimica multipla, abbiamo contribuito. Teniamo conto che questo gruppo si è costituito sulla base dei ricercatori che materialmente hanno contribuito a pubblicare dei dati sulla patologia, quindi con degli studi caso controllo in generale, e che sono di fatto rappresentati da docenti universitari e da medici ospedalieri e non, perché abbiamo anche dei medici che operano privatamente, che sono sempre stati, diciamo, attivi in quest'ambito, partendo dalle loro specificità, per cui abbiamo i dermatologi, gli otorinolaringoiatri, medici di medicina generale, allergologi, reumatologi, insomma, io sono biochimica clinica, non sono neanche medico, giusto per mettere i puntini sulle i. Cioè io mi occupo di ricerca in laboratorio, cioè faccio diagnostica per il policlinico, ma in laboratorio faccio ricerca e questa patologia mi ha sempre affascinato proprio perché è ancora tutta da capire. Cioè, cos'è che la scatena a un certo punto della vita, cos'è che rende così invalidante poi la vita di queste persone, tanto che poi l'evitamento diventa l'unica scelta. Allora, il consenso nasceva con l'obiettivo di convincere il Ministero che questa è una patologia realmente invalidante, soprattutto molto onerosa per i pazienti, per il tipo di analisi che sono costretti a fare periodicamente e soprattutto per la terapia, perché attualmente non si guarisce dalla sensibilità chimica multipla. Si può soltanto assumere degli integratori o farmaci no, come sapete bene, ma sostanze il più possibile naturali che aiutano ad attenuare i sintomi, oltre al fatto che ovviamente ogni paziente ricorre all'evitamento di quelli che possono essere gli stimoli ambientali tossici. E quindi niente, noi abbiamo scritto un primo documento che fu consegnato al Ministero nel luglio 2019. Questo purtroppo non contribuì molto a smuovere le coscienze dei dirigenti ministeriali perché beh, ci vuole sempre un po' di tempo in Italia per tutto, ma poi soprattutto siamo stati travolti dal Covid perché di lì a pochi mesi è scoppiata la pandemia, quindi avevano ben altri problemi a cui pensare. E allora per cercare di riportare un po' in auge il consenso e cercare di rintrodurre, soprattutto per darci una veste scientifica riconosciuta a livello internazionale, però volevamo anche, come dire, un riconoscimento ufficiale all'esterno dell'Italia, anche per darci la forza di dire al Ministero, guardate che anche le riviste internazionali, che sono quelle dotate di revisori anonimi, quindi quelle con cui, diciamo, l'articolo viene sottoposto a delle persone esterne, dei ricercatori esterni che valutano la bontà di quanto c'è scritto. Ecco, dico, loro ci hanno riconosciuto questo testo come valido e quindi vedete che, insomma, non è che ce la cantiamo e suoniamo da soli, ci sono delle cose che sono effettivamente assolutamente incontrovertibili e si spera che questo contribuisca ovviamente a portare avanti la causa del riconoscimento. Ci sono state delle proposte anche piuttosto solide da parte, per esempio, del professore Pal sui meccanismi alla base, ma cos'è che materialmente poi li inneschi? Perché noi abbiamo fatto delle pubblicazioni, ad esempio, sulla predisposizione genetica. Ci sono sicuramente molti pazienti, ma non tutti, che sono portatori di determinate varianti negli enzimi che metabolizzano i farmaci, quindi gli enzimi che detossificano l'organismo da tutti quei composti estranei, i cosiddetti xenobiotici. Allora, gran parte dei pazienti con sensibilità chimica multipla ha più di un difetto genetico in questi enzimi, ma non tutti ce li hanno, perlomeno
forse non sono state investigate tutte le varianti, perché poi ce ne sono veramente tante varianti di questi enzimi e sono anche tante le isoforme di enzimi. Quindi il discorso qual è? Ci può essere una predisposizione genetica, interviene sicuramente un ruolo dell'ambiente, nel senso dello stile di vita, proprio materialmente delle fonti tossiche a cui siamo esposti. Facciamo l'esempio, ci sono i parrucchieri che hanno sensibilità chimica multipla, ci sono persone che lavorano nelle tipografie, ci sono persone che lavorano nelle cancellerie e quindi hanno le stampanti col toner da utilizzare tutto il giorno per fare copie e fotocopie in continuazione. Allora, sono fonti tossiche che se una persona ha una fragilità genetica che lo rende incapace di metabolizzare correttamente queste sostanze tossiche, tenuto conto che non sono neanche le uniche fonti di esposizione, perché ognuno di noi vive nella vita reale e le fonti, diciamo, l'artificialità della nostra vita quotidiana è ormai talmente elevata che in continuazione smaltiamo sostanze tossiche, già a partire dal cibo per lo più. Quindi da questo punto di vista, diciamo, ci sono persone più fragili che finiscono con l'ammalarsi. Ma ci deve essere anche qualcos'altro di scatenante. Secondo me, per esempio, il futuro può essere rappresentato dalle indagini sul microbiota intestinale, perché il ruolo di questa, diciamo, componente che è proprio endemica, cioè noi viviamo con la nostra microflora intestinale, che è molto varia, è rappresentata da batteri, da virus, da lievidi, da funghi, da parassiti per financo. Allora, sicuramente il ruolo di questa microflora non è stato mai indagato. Ci conviviamo da sempre, da quando nasciamo, la composizione di questa microflora si può modificare facendo prevalere delle specie patogene e noi non sappiamo se nei pazienti con sensibilità chimica multipla ci siano degli squilibri in questa microflora che può produrre delle sostanze, i cosiddetti metaboliti, che vanno poi a influire materialmente sia sul funzionamento del sistema nervoso centrale, da lì anche la sensibilizzazione centrale, che come voi sapete è un'altra modalità per definire questo tipo di patologia insieme ad altre, come la fibromialgia, insomma la sindrome da fatica cronica e così via, ma soprattutto c'è un altro aspetto che è l'attivazione del sistema immune. La microflora intestinale interagisce col sistema immune in continuazione ed è anche in grado di, diciamo, esagerare la risposta immune in maniera anche anomala. Quindi da questo punto di vista, secondo me, il futuro della ricerca in quest'ambito e in quello delle patologie da sensibilizzazione centrale è proprio indagare il ruolo del microbiota intestinale. Il problema è trovare i soldi per farlo e bisogna avere dei numeri elevati di pazienti che si possono raggiungere solo con studi multicentrici, quindi un po' da tutta Italia, ma la raccolta dei campioni da analizzare è complessa perché poi vanno convogliati verso determinati laboratori, quindi spedizioni, stabilità dei campioni, insomma, ci sono sicuramente degli elementi che possono un po' complicare la ricerca, ma io credo che se davvero si trovasse una fonte di finanziamento per fare questo tipo di approccio sarebbe veramente una grande svolta, perché io penso che già nella fibromialgia, ad esempio, hanno dimostrato che c'è un'alterazione della composizione della flora intestinale e ci sono dei metaboliti la cui concentrazione è modificata in queste pazienti. E questo ha una qualche correlazione con la sintomatologia. Tanto per fare un esempio, sempre sulla fibromialgia, addirittura ci sono degli studi recenti, non sulla fibromialgia ma sul dolore cronico, che proprio dimostrano in maniera chiarissima come la flora intestinale è in grado anche di indurre situazioni di dolore cronico tramite la produzione di metaboliti. Siccome spesso c'è una comorbidità tra sensibilità chimica multipla e fibromialgia, allora mi domando, andiamo a guardare un po' da vicino questa flora e vediamo che cosa ci racconta, perché queste sono patologie croniche al momento. Speriamo di poterle un giorno guarire e che non siano più croniche. Però, ecco, il futuro della ricerca in quest'ambito è sicuramente questo e ad oggi non c'è nessuno che ci abbia studiato su, perché io faccio sempre letteratura, ricerche, per vedere se ci sono novità. E anche Andrea Cormano, che è in ascolto, spesso condivide articoli recenti, ma non mi risulta che abbia mai condiviso nulla del genere nell'ambito della sensibilità chimica multipla. Darei la parola allora a questo punto ad Andrea. Al professor Tapparo, perché proprio pochi giorni fa pensava proprio anche lui, il professor Tapparo, che c'era bisogno di studi sul microbioma intestinale. Per cui dico, guarda che coincidenze che si vanno a creare. Vediamo se c'è. Il discorso in questo momento, internazionalmente, io parlo adesso dell'Europa, per cui la Germania, la Svizzera e via dicendo, il discorso del microbioma e del microbiota
che uno sono il discorso genetico e quell'altro è il discorso del quantitativo e qualitativo dei batteri e via dicendo, diventa sempre più importante. Io questa cosa qua e questo discorso qua che l'ho già tradotto in italiano dei risultati dei differenti kit posso metterlo a disposizione e ne possiamo parlare in discorso numero uno e in discorso numero due dopo valutare se questa possibilità è una possibilità reale per poterci dare una mano anche per i pazienti di MCS. Quello che io so, hanno già fatto un studio base sulla popolazione, ma hanno fatto anche un studio su 15 calciatori della Serie A. E questi 15 calciatori della Serie A sono risultati di avere un sistema immunitario migliore della popolazione normale. Allora, se posso dire... Prossima riunione Skype su questo progetto di ricerca tra voi ricercatori che volentieri, occupate di volentieri. Questo tema. Allora, dottor Andrea Cormano, chiedo di attivare l'audio. Sì, buonasera, mi complimento per l'alto tenore scientifico di questi interventi e delle ricerche che stanno portando avanti i colleghi e tutti i ricercatori, e soprattutto mi complimento per l'associazione Amica che fa sempre un grande lavoro di investimento nella ricerca con i fondi che arrivano soprattutto dalle donazioni dei pazienti e dal tesseramento. I fondi arrivano da tanti singoli persone, tante singole cittadini che... Esatto, questo dicevo, da tante singole persone, tanti cittadini, la maggior parte sono anche malati, quindi si autotassano per portare qualche risultato in più per la ricerca, quindi è un grande sforzo che sta facendo l'associazione coinvolgendo tutti i ricercatori in questo settore, quindi mi complimento con voi per questi risultati. Allora, qual è il futuro della ricerca sulla sensibilità chimica multipla? Ma io, come diceva già la dottoressa Caccamo, Daniela, sono convinto che uno dei punti di snodo è proprio il microbiota intestinale. Infatti io quando tratto i primi pazienti con la sensibilità chimica multipla che vengono al primo appuntamento cerco di riequilibrare prima di tutto il microbiota intestinale, e già riequilibrando il microbiota intestinale vedo una riduzione notevole dei sintomi, soprattutto anche a livello olfattivo, perché in medicina cinese grosso intestino e polmone sono sullo stesso livello energetico, quindi si scambiano informazioni continuamente, e soprattutto vicino al naso, proprio qui al lato nella narice, c'è un punto che è detto palazzo dei profumi ed è il punto del grosso intestino che collega poi col polmone, quindi già su questo punto di acupuntura ci sono tante correlazioni e ci possono spiegare poi la natura del perché i pazienti manifestano disturbi dell'olfatto. Proprio per questo motivo io avevo detto, ti avevo accennato che avrei voluto fare proprio un progetto di ricerca per andare a vedere i disturbi dell'olfatto soprattutto per vedere se con l'auricoloterapia cambia questo meccanismo di alterazione organica, perché come ci spiegava Gupta e come ci diceva Martin Pall, ci sono dei meccanismi neurologici che partono dall'esposizione, poi c'è un condizionamento e di conseguenza pur se una persona è guarita, diciamo ha tolto buona parte dell'intossicazione dall'interno dell'organismo, ha questo condizionamento come il condizionamento di Pavlov, nel senso come sente un odore si manifesta tutta una cascata di sintomi, anche se la persona potrebbe stare con un equilibrio a livello tossicologico, quindi non avere intossicazioni in atto. E per questo motivo volevo provare a vedere se l'acupuntura poteva essere un'arma per disinnescare questo meccanismo neuroendocrino, e per fare questo chiedo un supporto degli odorini, chiedo soprattutto un supporto, ne devo parlare anche con gli altri ricercatori, di fare uno studio come fece già il professor Genovesi insieme
agli altri collaboratori dell'unità di Tor Vergata sulla PET encefalica col mezzo di contrasto. Se proviamo a fare una PET a pazienti che già si sono disintossicati, che hanno questi disturbi dell'olfatto, e poi facciamo dei trattamenti di acupuntura, potremmo vedere quale aree vengono messe in moto e in che modo si potrebbe disinnescare questo meccanismo. Potrebbe essere uno studio che ci potrebbe dare dei risvolti positivi. Io ci metto tutta la buona volontà e ho già fatto una tesi su questo lavoro, non ho pubblicato i dati perché sono pochi i pazienti che sto trattando in questo modo, però sarebbe forse opportuno fare un progetto di ricerca, trovare finanziamenti e andare avanti su questa strada, perché sono profondamente convinto che la maggior parte dei pazienti con la sensibilità chimica multipla ha questo problema. Ho una domanda, Andrea, perché anche quando parlo del programma Gupta c'è un po' questa ambiguità del dire se c'è un condizionamento allora i sintomi non sono reali, sono immaginari. Invece il problema è che il condizionamento è una specie di alterazione del software del sistema nervoso centrale autonomo e i sintomi sono reali. Concordi su questo aspetto? Ma il condizionamento avviene su base reale, non avviene su una manifestazione psicosomatica, perché ecco. Il condizionamento che è stato fatto su Pablo è stato su una base reale, che gli davano, suonavano il campanellino e gli davano il cibo, e quindi il cane aveva associato che ogni volta che suonava il campanellino arrivava il famoso cibo, e quindi lui era convinto che doveva mangiare e iniziava a manifestare a livello organico tutta una serie di sintomi, la salivazione, l'innalzamento del bacio, tutta una serie di sintomi per cui il cane era convinto che arrivasse il cibo. Quando poi è stato tolto il cibo e suonava sulla campanella, c'erano questi sintomi pur non essendoci il cibo davanti. Quindi è lo stesso discorso anche con i pazienti con la sensibilità chimica multipla. Per condizionarsi significa che il paziente è stato esposto nell'arco della sua vita a talmente tanti stimoli olfattivi per cui il cervello ha messo in moto un sistema di autodifesa. E come ha fatto a mettere in moto il sistema di autodifesa? Amplificando i segnali che arrivano sul sistema dell'ipotalamo, del talamo, dicendo attenzione. La prima volta ti do il segnale, dice guarda, questa è una sostanza tossica. La seconda volta amplifico notevolmente il segnale, è un altro tipo di risposta ancora più forte. La terza sempre più forte, finché il proprio organismo non va in uno stato di debilitazione, per farti capire che tu a quell'esposizione non ci devi più andare incontro. Ok? Questo è, che poi è ovvio che se una persona fa tutte le terapie di disintossicazione, le fleboterapie, glutatione, quello che ci vogliamo mettere dentro, la fleboterapia da Abramo, l'omeopatia, l'omotossicologia, tutto quello che vogliamo, e il paziente si disintossica e alle analisi tossicologiche, perché ci sono pure le analisi che si possono fare sia sul sangue che sulle urine per vedere i tassi di tossicità, non esce più nulla e continuano questi sintomi di condizionamento, significa che il paziente va decondizionato. Questo è lo step successivo della terapia che bisogna fare. E decondizionato con adesso o la psicoterapia o la Gupta o l'acupuntura, qualsiasi cosa che ci potrebbe essere utile per su questa strada. È ovvio che non ci sono terapie del genere a livello diciamo convenzionale che possono trattare questi disturbi, perché nessuno ancora ha mai studiato approfonditamente questi disturbi, ecco. Grazie. Prego.